Buongiorno! Oggi vi leggo la storia della streghetta dispettosa. C'era una streghetta piccola piccola, come una zanzara, che con la sua scopetta volava qua e là per fare dispetti alla gente. Quando vedeva la signora Tersilla seduta sulla sua poltrona d'ondolo, intenta a leggere un libro, bastava che dicesse la parola magica bibitibà e il libro diventava un topolino. Dio mio, che spavento! Mentre Susanna nella sua cameretta si pettinava i bei capelli biondi davanti allo specchio, la streghetta diceva bibitibà e i capelli diventavano dritti come spaghetti. E poi non c'era più modo di pettinarli. Mamma mia! A Vincenzino, che stava gustando un bel gelato di panna, crema, lampone e cioccolato, la streghetta sai che faceva? Bibitibù! E il gelato volava via come una farfalla, lasciando Vincenzino a bocca asciutta. Si è mai visto uno scherzo così cattivo? Incontrando il professor Pistilli, che se ne andava a spasso con un cappello nuovo in testa, bastava che dicesse bibitibà e al posto del cappello il professor Pistilli si trovava in testa un coniglio bianco. Si è mai vista una cosa così? Vedendo la cuoca Gertrude tirar fuori dal forno una bella torta di compleanno, bibitibum! E la torta scoppiava come un petardo tra le mani della povera Gertrude, lasciandola disperata. Ma dov'è finita la torta? Per Olivia, che di nascosto dalla mamma apriva il frigo per prendersi una coca ghiacciata, bibiti bam! E il frigorifero diventava un mostro con una faccia da paura. Aiuto! Vedendo Matilde, che un po' di malavoglia faceva gli esercizi per imparare a suonare il violino, bibiti puff, spariva il violino e al suo posto c'era un gatto che strillava, perché Matilde gli tirava la coda. Miau! Quando poi suonava la tromba e il generale con Coloni alzava la sciabola e passava davanti ai soldati, bibiti bang! La sciabola del generale Concoloni diventava un grande lecca-lecca. Oh! A fare questi dispetti, la streghetta si divertiva un mondo e ridendo volava via con la sua scopetta per andare a farli da qualche altra parte. Storia finita! Non fate mica tanti dispetti anche voi come la streghetta dispettosa, eh? Buona giornata!